sei, allora? Io sono Claudio Sorrentino e... E come ti permetti? Ma io adesso colgo l'occasione per fare un comunicato importante, sì. Anche serio. Allora, Gianni Minà, essendo un giornalista, è solidale con tutti quanti i suoi colleghi che si astengono dal lavoro. Quindi quest'oggi la puntata verrà condotta da me. Ti posso dire una cosa? Certo. Io sono l'ultimo signore. Ah, ecco. Cioè è l'ultimo, è un'epoca dove non ci sono più, io sono forse l'ultimo rappresentante, insieme a Calindri. Ah. C'ero? No. Ciao. Ciao. Banfi. Banfi, sì. No, dico un momento, è tutta bella tua carriera, l'ho seguita, una cosa eccezionale da veramente. Sì, ti ringrazio. Però parliamo dei film attuali, la tua sì. attività, il film che hai fatto con me. Adesso parliamo. Un momento, direi... Banfi, scusa, la scaletta la conoscevi, no? Tu sapevi che dovevi entrare quando ti si chiamava, scusa. Dopo, perché dopo. Sei entrato subito? Non toccava ancora me? No, ancora no, dopo siamo dopo ancora c'è nel tempo. Passato. Ma come ti disgraziato di Minà, dov'è, scusa? Perché Minà... ha detto, ti facciamo un'accoglienza così... Minà è in sciopero perché è solidale con i suoi colleghi giornalisti. Sarà solidale ma un disgraziato. Disgraziato però, perché aveva detto, no, è meglio che chiariamo, dovunque tu sia, Minà, ascoltami, perché lui mi ha promesso sì. che facevo un'entrata trionfale, io ho messo quasi una condizione sine qua non per venire a questa trasmissione, perché io sto arrivando pure dall'America, oltre certo, ad aver fatto il film certo. con Luciano, dico, io voglio essere accolto come la settimana scorsa, in mezzo a nomi grandi, tipo a Rio Nonil. Certo. E per esempio volevo essere accolto da Valentino, da Versace, e lui mi ha promesso che accoglieremo a Versace. Sì, ma a Versace. Lino. E invece qua niente accoglienza, niente grande orchestra, niente Eurovisione, da che siamo Lino, ridotti proprio... Senti Lino, guarda, io direi che per il momento tu ti accomodi qui, non c'è una... Sì, c'è una. Ma sedia. Non mi può sedere alla poltrona. No, tu non sei ancora ospite, sei un preospite, no? Ecco, mettiamogli guarda, la prepoltrona. Mettiti nella prepoltrona e aspetta il tuo turno. Lì. Lì. Aspetta. Ma mi devo sedere a questa schifezza. È la prepoltrona. È una poltrona di chi sarà non una prepoltrona, ancora... ma fa schifo. Boh. Sì, ma di chi non ha ancora diritto alla parola? Tu stai parola. Lì seduto buono perché dobbiamo ancora parlare con Salci di tantissimo. Io non ci volevo venire qua, sta cosa. Ecco. Dopo. No, vabbè, comunque... Mi fa male questo coso. Vabbè, io aspetto. Aspetta. Se vuoi entrare in trasmissione, aspetti. No? Grazie, Lino. Sono in lista d'attesa. Sei in lista d'attesa. Sei preospite. Sei nella prepoltrona. Dunque, e passiamo rapidamente a un altro discorso importante di Luciano Salci. Qui siamo arrivati al massimo della carriera. Sì. Il cinema italiano cominciava a funzionare. Senti, una cosa che mi è sempre interessata moltissimo. Dimmi. Per girare in Italia ci vuole più pellicola o più carta bollata? Beh, sicuramente più carta bollata, anche perché oggi la pellicola te ne danno poca. Un film dura più o meno 3.000 metri e quindi te ne danno 3.100, giusto per i ciak, ecco, ma insomma devi fare tutto con... Perciò il federale, la voglia matta, si consumava pellicola, si faceva, sta e cambiando. E carta . Bollata, sì. Sì. No, adesso comunque, come nella vita di Salci, tutte le cose sono stravaganti e belle, ossia, siamo arrivati al massimo, dell'espressione bella. Del sì. cinema, del film di Salci. E piombiamo chiaramente in un attimo dell'attività come regista, diciamo, insomma, come la vogliamo definire, come lo vogliamo ho definire. Capito a che me sei la parola imbarazzato. Non mi viene perché mi sembra vogliamo dire non so la catastrofe. Perché la catastrofe, abbiamo detto? Colpo di Stato, diciamo. Colpo di Stato, un film molto intelligente, me lo dico da me, scritto con De Concini, giunto in un'epoca forse troppo presto, perché satireggiava gli istituti, le lezioni e tutto quanto, nel 66-67, non 67, mi ricordo l'anno esattamente, e che non ebbe il successo di pubblico, ebbe certo. un successo di stima, soprattutto all'estero, molti lo videro, ed ebbe un grande esito come fatto anche culturale. Certo. Ma in effetti non era un film per il pubblico, ebbi l'audacia di girarlo senza attori celebri, con molti personaggi, molta satira politica, eccetera. E beh, di questi film, in questa catastrofe possiamo accomunare anche degli altri film splendidi che tu sì, hai fatto. Volevo no? dire una cosa su questo film, sì. che forse non si è notata, ma che comunque si notava per chi ha visto il film. Io avevo ideato i cori, una sì. cosa che non si fa molto nel cinema. Cioè io pensavo che la tragedia greca aveva i suoi cori che in fondo esprimevano l'idea degli autori.
l'Italia c'ha il melodramma e nel melodramma si esprimono appunto certi concetti attraverso i cori, più che altro sono concetti più modesti, quali partiam, partiam, in genere sono così, no? E io attraverso questa nottata elettorale turbinosa e così piena di incidenti esprimevo un pochino il senso del attraverso un coro alla Verdi, diciamo, grosso modo. Le musiche, prego. Come dice? Parliamo del mio film, io mi sto stancando, sto cosa mi scusa, Leno, ancora non sei ancora momento, preospite, attimo, sei ancora preospite. Ecco. E ci sono altri film, come hai detto te, che sono che un pochino appunto fanno parte della catastrofe. Che a te piacciono? Che a me piacciono molto, uno era Basta guardarla, era un film sulla spettacolo, uno molto bello era La Cuccagna, un film con Luigi Tenco, tra l'altro, un documento anche, certo. L'unico film che ha interpretato. E questi film non hanno avuto successo, diciamo. Senti una cosa, ma c'è anche una musica importante in questo film, ossia Tenco che Tenco cantava... era un uomo molto generoso anche, certo. Oltretutto, perché una mattina che doveva cantare una sua canzone venne lì sul set e dice: senti, io ho deciso di cantarne un'altra di un mio amico di Genova. Ma dico: come, un film tuo dedicato a te e tu canti la canzone di un altro? Sì, dice, ma è molto bella, è più adatta della mia, io canto questa. Ed è una canzone di Fabrizio De André, la grande scuola, assolutamente sconosciuto allora, quindi per dire che... Estate, sei calda come i baci che t'ho dato, sei piena d'un amore già finito, che il cuore mio vorrebbe cancellar. Odio l'estate, odio l'estate. Que reste-t-il de nos amours, que reste-t-il de ces beaux jours, d'une photo, vieille photo de ma jeunesse. I left my heart in San Francisco. I left to be, I come to be. Monasteri e santa chiara, tengo coro scuro scuro. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli com'era, pensa a Napoli com'era. Non un ne ho vera, non ci credo. E mora, me sta smani e torna a Napoli, ma che già fa? Me fa paura c'è tornare. Hello, hello, Dolly and hello, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. Hello, hello, aspetta, Dolly and hello, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. Oh yes, Dolly and hello. You never know. Sono brevo. Non ti devi impossessare, la trasmissione di Luciano, tu mi fai passare dei guai, io sono qui precario. Senti, Sorrentino, chiamiamo una cosa bella papella. Sì. Tu sei Sorrentino, io sono pugliese. Cominciamo a tenere le distanze. D'accordo. No, perché? Ho sentito che la trasmissione a un certo momento langue, qui ci vuole un cantante appassionato, allora ho detto, visto che quel disgraziato di Milano si è presentato oggi, mi presento io, no? Ma cosa c'entri poi te con la musica, scusami? Ma io non stavo seduto sulla sedia precaria. Certo, ti abbiamo dato anche quella. E va bene, adesso ho fatto una canzone in piedi, va bene, no? No, ma è un chiaro sintomo che devi, non devi cantare. Devi aspettare il tuo momento. Beh, esatto, però io me ne vado, ma fatemi entrare trionfalmente come si deve, d'accordo, con Romero Nil. D'accordo, ecco, quando il tuo ingresso tu lo sentirai, sarà loggi, entra. Al momento opportuno, sì, va ma bene? Senza arrabbiarsi, no, io ti spezzo anche la voce a capocollo. Questa è la mia grande occasione, Lino, tu me la rovini. Mi togli pure l'occasione.
Andiamo avanti. Andiamo avanti con il programma. Sì. Dunque, finalmente, Luciano, è arrivato il momento di Lino. Ecco. Ah, può venire? Ecco, può venire. Allora, vieni avanti, vai, Lino. Banfi? Lino? Vieni avanti, Banfi. Ma dove è andato? Vieni avanti, cretino! Ah, ecco, finalmente è arrivato. Scusate, vorrei chiarire che questa parola poco, un po' irriguardosa nei confronti di Banfi, vieni avanti cretino, non era per lui, ma era un modo elegante per ricordare il film che abbiamo appena finito di girare, che si chiama appunto Vieni avanti cretino. Sei il poltrone ufficiale adesso. Adesso sei ospite ufficiale. Allora parliamo un po' seriamente. Io chiedo scusa innanzitutto a Minasa, prima ho scherzato un po'. Chiedo scusa se mi sono permesso di cantare. No, ma lo sai benissimo che ci hai fatto piacere, Lino. Mi sono dimenticato di dire il nome del pianista, che è bravissimo, l'ho reperito all'ultimo momento, Roberto Negri. Facciamo un bel applauso. Abbiamo detto che questo è il titolo del nostro film? Senza, il titolo del nostro film, Vieni avanti cretino, un titolo culturale, mi piace ricordare spesso. Anche perché è un titolo anche abbastanza nuovo, che non si era mai sentito. Sì, no, si è sentito molto, ma in passato. Ora io sono dell'opinione che il pubblico si è rinnovato completamente in questi anni, ed è un pubblico nuovo, un pubblico che va dai 15 ai 20 anni, la maggioranza naturalmente, diciamo il 70%. Questo pubblico probabilmente non conosce quello che era il vecchio varietà, il vecchio va spettacolo, in cui sia Banfi che io siamo un pochino esperti, anche data la nostra età non giovanissima. E allora io penso che i giovani avranno modo di divertirsi in questo film, in cui noi siamo andati alle fonti della comicità, cioè è un film comico, intanto diverso dagli altri perché non è né volgare e non ci sono parolacce, mi dispiace per gli amanti del genere. No, è un film comico che, come dico, risale alle origini della comicità e va a ricercare proprio quegli sketch, quelle situazioni, quelle basi che hanno dato poi il via a tutta la comicità seguita, che ha seguito Banfi, è la prima volta che lavorate insieme? Sì. Sì, a parte piccoli incontri così. Devo dire una cosa riguardante Luceno. Mi avevano detto tutti quanti, Luciano Salce è uno bravo a prendere gli attori che hanno fatto un certo genere di film, diciamo quelli cotti e mangiati, un po' più in fretta, e crea in loro, come ha fatto, senza fare il nome, con Ugo Tognazzi, crea in loro questa metamorfosi facendoli passare alla commedia vera. E quindi ho avuto piacere a fare questo film con Luciano, però mi hanno detto, mi raccomando Lino, bisogna che Luciano ne abbia voglia, perché quando Luciano Salce ha voglia di fare un film lo fa bene. Allora io ero tutto preoccupato i primi giorni, speriamo che questo ci ha voglia. Lui aveva afferrato la cosa e il primo giorno di lavoro ci siamo studiati come i pugili sul ring, e al secondo giorno ha cominciato a ridere come un pazzo delle mie battute e poi ha detto, Lino, tu sei bravo e ti comunico che da oggi ho voglia. Brevemente, se tu permetti, Luciano, avere Lino è un piacere, avere qui qualche domanda anche a Lino Banfi. Certo. E che cosa ti ha insegnato l'avan spettacolo? Brevemente, Lino. Dunque, innanzitutto voglio chiarire in un secondo, questo film non è che rievoca l'avan spettacolo, prende lo spunto da alcuni sketch dell'avan spettacolo, però portati, diciamo, sul piatto d'argento del cinema, cioè con la pulizia del cinema, perché alcune cose che facevamo noi, io ho fatto questi pellegrinaggi di 13-14 anni di avan spettacolo, bisognava essere un po' più con la battutaccia per far ridere la gente, e qui l'abbiamo portato a un livello di cinema per tutti, perché prima diceva Luciano, bisogna riportare la famiglia al cinema. L'avan spettacolo mi ha insegnato innanzitutto a essere modesto, questa è una cosa, il teatro, l'esperienza, essere buono con tutti, a essere puntuale, questa è una cosa molto bella. Infatti Luciano si meravigliava che io arrivavo sempre un'ora prima del previsto per studiare con lui le scene che dovevamo fare durante il giorno, e mi toccava anche a me arrivare un'ora prima del domande previsto. Secche risposte, perché il tempo è veramente tiranno. L'umorismo nasce più dalla gioia o dal dolore? Indubbiamente dalla gioia, però io sono uno di quelli che ride poco a casa. L'unica volta che ho riso è stato quando provavo il ponte a un dente, allora ridevo vicino allo specchio, provavo questa risata che avrei fatto in un film, e mio figlio Walter ha detto alla sorella, Rosanna, corri che papà ride, era un avvenimento a casa. Senti una cosa, è vero che sei venale? Venale no, perché tutto quello che ho speso, tutto quello che ho guadagnato l'ho quasi speso fino adesso. Ma ho seminato, spero di raccogliere tanti soldi. Voglio diventare ricco, come tutti, spero. Senti una cosa, hai messo molta acqua nel tuo vino? Ossia, hai concesso molte imbastardimenti a quello che volevi pur di raggiungere il successo? No, un po' poco, anche se noi pugliesi abbiamo l'abitudine di vendere vini da taglio,
che non piacciono ai francesi momentaneamente, ma insomma sono vini buoni. Io non uso mettere molta acqua dentro, spero che sia di buona gradazione e di buona annata. E per finire, il successo è prepotenza? È prepotenza, ma non deve essere ibridismo, cioè bisogna far ridere sapendo di far ridere senza somigliare a nessuno. Insomma, papele papele, italiani, io non voglio somigliare a Woody Allen, non voglio somigliare agli americani come tanti miei colleghi, somigliamo a questi grandi attori che ci hanno preceduto e ancora sono sullo schermo, senza fare i nomi, Sordi, Manfredi, Tognazzi, Gassman, che sono dei grandissimi attori, io voglio somigliare a loro. Benissimo, ecco. Senti, per finire... Per chiudere rapidamente, il sistema più facile per conquistare una donna, detto da Lino Baffi, grande conquistatore. Avvicinarsi con il collo alla Modigliani, come ce l'ho io, molto slangeto, certo. Fare l'occhio languido, perché l'occhio mio è bello, e dire anche se sono grasso, anche se sono brutto, ti amo lo stesso. Benissimo. Lino Baffi, devo dire che non è venuta una donna in questa trasmissione, non ci avete portato una donna. Ora francamente bisogna dire rapidamente... Ceno, io un sistema ce l'avrei, c'è un sistema rapido, vedi? Sì. Qual è? Aspetta, se mi inquadrano... Adesso ti inquadra Nicastro, è bellissimo. Ecco. Le labbra questa contrario. è l'unica donna che ci abbiamo avuto. Benissimo. Ho trovato queste labbra, uno scherzetto di mio figlio. A questo punto voltiamo pagina, sì. E rapidamente vorrei annunciare che sarebbe dovuto andare in onda un filmato di Arthur Penn. Un bellissimo filmato di Arthur Penn, di quello che ha fatto questo grandissimo artista americano. Gangster Story. Esatto, sì. Gangster Story, partendo il ristorante di Alice, eccetera. Questo filmato verrà il più presto riproposto. Perché c'era Arthur Penn con gli amici di Georgia? Che, gli amici di Georgia, sì. Sì, che sai, è l'ultimo film fatto. A me interessava particolarmente, se vuoi lo dico certo, io, se certo, è per quello. Certo. Perché l'attore principale di Arthur Penn, di gli amici di Georgia, che si chiama Craig Warren, è un attore che avrà il piacere, anzi io avrò il piacere di recitare con lui in un prossimo film che farò, no, recitare, di dirigerlo, in questo romanzo di Mark Twain che verrà proposto dalla televisione italiana insieme alla tedesca, francese e americana, è un progetto americano, è un romanzo di Mark Twain che si chiama Innocence Abroad, cioè gli innocenti all'estero, e noi ne faremo una edizione televisiva e cinematografica. Mi pare che è un programma che ha già adesso gli episodi già fatti, già sono in testa. Sono già in testa, no? Le classifiche della qualità, soprattutto dei romanzi televisivi. Pensa, americani. Baffi, Luciano Sacci internazionalissimo adesso. Anche veramente... perché si deve riabilitare, dopo viene avanti cretino, qualche cosa di nobile vero ci vuole. Un grandissimo ospite di Luciano Salce, sì. Nell'attimo, in un momento della sua vita che è stata la pausa di riflessione, è Piero Chiara, un famosissimo scrittore dai libri del quale sono stati tratti numerosissimi film come il Piatto Piange, La Stanza del Vescovo. Ciao Piero, ciao. Come stai? Il Capotto di Africa. Buonasera Piero Chiara. Io ti ringrazio di essere venuto e di aver onorato con la tua presenza questa fase della mia vita che è breve per ora, che è quella dello scrittore. Sei stato uno dei pochi, devo dire, che hanno apprezzato il mio libro, no, il pubblico l'ha apprezzato, ma devo dire delle persone coltivate, delle persone del mestiere, tu sei stato uno dei pochi che mi ha scritto una bellissima lettera dicendo che ti è piaciuto. Diciamo il titolo di questo libro. Il libro è Cattivi soggetti. Di Luciano Salce. Sì. La parola a Piero Chiara. Ha avuto la gentilezza, ricordandosi di lavori fatti insieme nel cinema, di mandarmi questo suo tentativo di ingresso nella narrativa. Io ho letto questi racconti, ho capito che costituivano un lungo periodo di avvicinamento a un'arte nuova per lui, che è quella del narrare, che non è poi molto lontana dall'arte del recitare, è sempre una maniera per comunicare, per raccontare dei fatti. Ho apprezzato questi racconti e gli ho scritto una breve lettera di consenso. Benissimo. E adesso gli vorrei domandare qualche altra cosa. Benissimo. Certo, chiedi. Dal momento che hai iniziato, e certamente non oggi, vero? No, da quanto tempo? Da quanto? Da 30 anni, guarda. Da 30 anni hai lasciato incubare tutto questo, queste possibilità. Adesso si sono liberate in un libro edito anche da un grande editore, su un piano di grande dignità anche letteraria.
ti senti vicino all'altro grande passo, che è quello del romanzo? Il romanzo sì, mi piace, mi affascina e mi fa paura naturalmente. Io infatti sono stato invitato anche dall'editore a proseguire, a progredire nel romanzo. In verità questo libro l'ho potuto raccogliere, non dico scrivere perché l'avevo scritto già da tempo, grazie alla crisi del cinema che mi ha permesso dei lunghi ozi l'anno scorso, 2 anni fa. Adesso il romanzo mi ci vorrebbero altrettanti ozi, non voglio augurarmi una nuova crisi del cinema. Devi fare in fretta, perché adesso viene avanti la crisi del romanzo. Sì, il grande boom dei 20 anni, è finito. Dal 60 adesso comincia a calare. A cedere, la gente non compra più. Quindi resisteranno pochi, sarà più difficile aggredire un vasto pubblico, quindi ti devi sbrigare. Bisogna che mi sbrigo. Dovete scusarmi se io mi inserisco tra di voi, farò rapidamente anche delle domande, delle provocazioni, perché purtroppo il tempo è veramente quello che è. Vorremmo sapere tutti quanti, questo libro è scritto bene? È scritto con stile? E se è uno stile facile o sì, meno? Uno dei pregi di questo libro è anche l'immediata comunicatività. L'avvicinamento del lettore senza ombre o difficoltà di carattere linguistico o anche di carattere espressivo è proprio di chi è abituato ad esprimersi chiaramente. Ma scrive proprio bene questo Sacchi. Scrive bene dal punto di vista narrativo, certo. Vero, scrive proprio come bisogna. Beh, complimenti Sacchi, un applauso allo scrittore Sacchi da un personaggio così importante come Piero Chiara. E abbiamo parlato di Luciano Sacchi, scrittore. Vorrei chiederti, Voltaire ha scritto Candide in 3 giorni, tu quanto tempo hai impiegato? 30 anni. 30 anni, è stata veramente una grossa differenza. E adesso veniamo a Chiara con... abbiamo già detto quanto ha fatto per il cinema, vi siete trovati anche attori insieme. Sì, sì, abbiamo dell'uomo. Recitato insieme. Sì, abbiamo recitato in un film del quale io ho scritto il soggetto e gran parte della sceneggiatura. Ecco, sappiamo che Chiara ha scritto anche il famoso libro Il pretore di Cuvio, autobiografico, e vorremmo sapere cosa ha in cantiere, cosa succede, cosa avverrà. Un libro come il suo, un libro di racconti, 13 racconti... dei quali 10 totalmente inediti, che avrà per titolo Viva Migliavacca. Migliavacca, quello della musica leggera? No. Migliavacca per me è l'emblema, direi, dell'arraffone, dell'uomo anche che ha fortuna e che irrompe sulla scena economica negli anni del dopoguerra, che conquista subito una grossa posizione, che è pieno di volgarità e di intelligenza, e che va incontro poi a un destino che è invece il destino antico, il destino di sempre, cioè il destino della morte e della distruzione. Benissimo, e per finire, in che rapporto hai con la critica? Ottimi rapporti. Io sono forse uno dei pochi esempi di vita pacifica con la critica. È chiamato dal pubblico o dalla critica? Ecco, nonostante che il pubblico mi accoglie con... una ampiezza che potrebbe riuscire sgradita alla critica, alla quale desidera consensi limitati e motivati, e nonostante questo la critica dai più noti, da Boda, Pampaloni, Vigorelli, i maggiori nomi della critica mi hanno sempre accolto con grande simpatia, con grande, direi, indulgenza. Beh, io la ringrazio tantissimo. Grazie. Per essere venuto qui con noi e tanti auguri per il prossimo libro, per la prossima uscita del libro. E per finire, in grandissima fretta, sì. Abbiamo ancora un tema da svolgere. Dimmi. Il sogno proibito di Sacchi. Qual è il sogno proibito di Sacchi? Vuoi che te lo dica? Sì, certo. Va bene. Ecco, sarebbe di avere un complesso. Non mi dire, Lucene, che in tanti anni di cinema tu ancora non hai complessi. No, non ho un complesso. Questo è grave, vedi. Come? Un momento, complesso? Non ho un complesso musicale. Ah no, complessi di quelli lì freudiani ne ho quanti ne vuoi. Ne ho un'antologia. Un complesso? Ecco, io vorrei avere un complesso, che sono stato molto in Brasile. Ecco, poter avere per me un complesso che suonasse per me sarebbe una grande gioia. Ma Blitz, tutto è possibile! E allora, carissimo Luciano, abbiamo un complesso per te. E che complesso! E veramente andiamo lì e facciamo un bellissimo Blitz. I nostri amici, che sono un complesso completamente particolare, sono i nostri amici di prima. E pensate che... ridotti, ecco, meno. Che faremo questo...
Fammi salutare. Tu vuoi fare un'intervista? Vuoi avere un complesso da dirigere, Luciano? Posso parlare portoghese con questi amici? Basta un momento. Traduci, ecco. Che per me è una questione di matare saudade, si intende? Poi si molto sanno che non stanno in Brasile. Allora, prazer di aver brasileiro, ti tocca bene. È una grande gioia. Dunque, ho detto, tanto per dirlo, che, che parlare come brasiliano dopo tanto tempo per me è un piacere, trovare della gente che suona bene e che ama il Brasile come l'amo io, perché io vivi molto anni. Si sa perché io sto con saudade di certi samba o marches di carnaval che si toccavano a quel tempo, voi siete mossi, io sono mai sveglio, se si lembra quella cosa. Allora dicevo che io ricordo dei vecchi samba dell'epoca mia, del 50 più o meno, stavo in Brasile, che lui forse lo ricorda perché è giovane, lui dice che suo padre però se li ricordava, ecco, quindi già mi ha sistemato come anagrafe. Allora, intanto, se si lembrano sei da che per esempio Sassaricando, comunque. Sassaricando, todo mundo leva vida no arame. Sassaricando, madame. Tem uma outra também, não sei, eu vou falar português. Sim, fala português, uma alta, né? Tem uma outra, jardineira. Jardineira, compa. A jardineira, como está tão triste. Mas o que foi que te aconteceu? Foi a camélia que caiu do galho que deu dois suspiros e depois morreu. É outra da nega, é? Come? Il rischio di che ci sfumano. Facciamo una cosa, facciamo una grande festa che sia di buon auspicio alla Ferrari, sì. Che tra poco partirà dal Brasile. Do io il via, ragazzi, ecco. Io sono un musicista. Come io musicista? Do il via e poi grande samba. Via, via, samba. Vamo, samba. E appuntamento. Fare un samba? Sì, un bel samba, presto subito. Non c'è tempo, tutti insieme. Tutti insieme, via. Una samba per finire. Essa nega tá querendo me segurar. Nega, perto dela sou criança. Não sei quem é meu santo forte, nem sei quem é meu orixá. Eu vou dizer: nega, 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 de Obalua. Hey!